Iniziamo questa celebrazione con il canto Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. All'inizio del nuovo anno 2024, la liturgia ci mette davanti Maria Santissima, la Madre di Dio, affinché possiamo iniziare questo nuovo anno sotto la sua protezione. Riconosciamo le grandi cose che Dio ha compiuto in Maria, ma che vuole compiere anche nella nostra vita. E fiduciosi nella misericordia del Padre, confessiamo con sincerità i nostri peccati. Signore, amico dei poveri. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, sostegno dei piccoli. Cristo, Cristo, eleison. Signore, premio degli umili. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra, gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Dio abbia pietà di noi e ci Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siate figli lo prova il fatto che Dio mandò ai nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede, per grazia di Dio. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Molte volte
e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. All'inizio di questo nuovo anno ognuno di noi si fa gli auguri di un anno migliore, di pace, di serenità, di salute. E certamente è una cosa buona, ma anche il Vangelo oggi e anche la prima lettura ci parlano di benedizione, di lode a Dio, e ci invitano a custodire il tempo, il cuore e le parole, guardando alla figura di Maria, la madre di Dio. Ecco, il nuovo anno, ognuno di noi, ecco, in qualche modo fa i conti con i giorni, con il tempo che passa, che abbiamo. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Ognuno di noi è chiamato a costruire un rapporto con il tempo. Anche Maria e Giuseppe obbediscono alle leggi del tempo di allora. E infatti, dopo 8 giorni, portano Gesù al Tempio per la circoncisione. Non è solo un'osservanza di un precetto, ma indica l'appartenenza al popolo ebraico, ma soprattutto indica un atteggiamento. Hanno cura del tempo. Fanno la cosa giusta al momento giusto. Ecco che obbedire anche a una legge del tempo ci educa a riconoscere che non siamo i padroni del tempo, ma il tempo che ci è dato è un dono a cui rispondere. Un dono in cui impariamo a riconoscere che la vita stessa è un bene, è un dono, non ci appartiene, non siamo i padroni, ma siamo gli amministratori, siamo i custodi. E allora chiediamoci all'inizio di questo nuovo anno come usiamo il nostro tempo. Come un dono prezioso, qualche volta lo sprechiamo, qualche volta lo usiamo in maniera superficiale, banale. Ecco che il Signore ci invita ad dare valore
al tempo. A volte faccio un esempio, magari i genitori fanno tanti regali ai loro figli, va bene, ma passano il tempo con loro. Sono disposti a passare del tempo, a dare del tempo a loro. O così con le persone a noi vicine. Ecco, sappiamo quanto è prezioso il tempo, ma come lo usiamo? E poi c'è una seconda custodia che Maria ci indica anche nel Vangelo, la custodia del cuore. Custodire il proprio cuore. Ecco, mentre altri parlano, altri hanno altri atteggiamenti, Maria si raccoglie nel silenzio, medita la parola di Dio, gli eventi, custodisce il silenzio nel cuore. Possiamo chiederci come custodiamo la nostra interiorità. Ne prendiamo cura, ci prendiamo cura di nutrire anche il nostro cuore, ecco, di parole buone, di Dio. Ecco, o tante volte lasciamo così che il cuore si riempia di tante cose, tante parole, immagini, che ci vengono bombardate dalla televisione, da altri eventi. Ecco che è importante anche questa custodia, essere attenti a usare il nostro tempo, ma anche a educare il nostro cuore, alla custodia, all'interiorità. E poi il terzo tesoro che il Signore ci indica in queste letture, la custodire le labbra e le parole. Nella prima lettura Dio attraverso Mosè ci dona la benedizione sul suo popolo e dice prima di tutto benedite il mio popolo. E quali sono allora le parole che maggiormente emergono nella sulle nostre labbra? Sono parole di benedizione, di lode, o tante volte parole di dicerie, di chiacchiericci, di maldicenze? Impariamo a custodire anche le nostre parole, perché le nostre parole diventino strumenti di vita, parole di vita, non di morte. Ecco che chiediamo al Signore all'inizio di questo nuovo anno che ci insegni e che ci lasciamo educare a custodire, a valorizzare il tempo, la nostra interiorità, il cuore, le nostre parole, le nostre espressioni, che poi diventano anche azioni. Nel Vangelo, oltre a Maria, la madre di Dio, si parla ancora dei pastori e ci sono due azioni che caratterizzano i pastori. Andarono e videro. Andarono senza indugio e videro il bambino. Ancora una volta due verbi che ci invitano a uscire da noi stessi, andare, muoversi, rischiare, non stare fermi, valorizzare ancora una volta il tempo per ascoltare, per ascoltarsi, magari per chiedersi come vanno le cose dentro di noi, non solo fuori di noi, dentro il nostro cuore, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre case. Questo muoversi per andare e questo vedere, questo desiderio di vedere, di entrare in questa storia, in questo evento, non lasciarsi soltanto come spettatori, ma come attori, protagonisti. Andare e vedere. È la stessa verbi che Gesù usa nella chiamata degli apostoli. Venite e vedrete. Vogliamo
chiedere al Signore all'inizio di questo nuovo anno che ci aiuti anche noi ad andare come i pastori a vedere, a gustare, a scoprire, a dare valore al nostro tempo, al nostro cuore, alle nostre parole. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio desidera benedirci e donarci la sua pace. Nello spirito che si fa gridare Abba Padre, invochiamo il suo nome. Diciamo insieme, dona al mondo la pace, Signore. Pace, Signore. Per la Chiesa, possa sempre più crescere nella comunione autentica, per essere nella storia segno e strumento di pace vera. Preghiamo. Dona al mondo la pace, Signore. Per i responsabili delle nazioni, operino con efficacia per risolvere nella pace i tanti conflitti che ancora la nostra storia conosce. Preghiamo. Dona al mondo la pace, Signore. Per coloro che affrontano con fatica e preoccupazione l'inizio di questo nuovo anno, possano trovare nella fede un fondamento alla loro speranza. Preghiamo. Il mondo la pace, Signore. Per tutti noi qui radunati, come la Vergine Maria, possiamo avere un cuore capace di meditare la parola di Dio per camminare con gioia nella storia. Preghiamo. Dona al mondo la pace, Signore. Presentiamo al Signore anche le nostre intenzioni particolari. Padre, Tu ci doni uno spirito da figli, non da schiavi. Ascolta la nostra preghiera e confermaci nella libertà di chi sa di essere da Te amato. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella Tua provvidenza dà inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della Divina Maternità di Maria, di gustare le primizie del Tuo amore misericordioso, per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. E non sono io, ci parla così, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione, astro del cielo. 115. Astro del cielo,
Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la Beata Sempervergine Maria, Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia, vi doni per tutto l'anno vita e salute. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Tu scendi dalle stelle.